Natura, ambiente, territorio, di questo si occupa lo sport di orientamento. Noi siamo qui a Trento Sud, alla sede del CONI, dove trova appunto spazio la Federazione Trentina della FISO. E forse l'orientamento è lo sport che meglio si accompagna a questo matrimonio con il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine, che si occupano appunto di sviluppo del territorio, attenti all'associazionismo, attenti all'ambiente e attenti al territorio. L'orienteering è uno sport di corsa ambientato nella natura. I concorrenti che si misurano con gli avversari in gara devono orientarsi e navigare utilizzando solo carta e bussola per raggiungere una serie di punti di controllo. Vince chi completa il percorso nel minor tempo possibile. È uno sport che unisce corsa, orientamento e navigazione, adatto a tutte e a tutti, richiede concentrazione, strategia e resistenza fisica. Le caratteristiche principali dello sport orientamento sono 5. La prima: lungo il tracciato vengono posizionati diversi punti di controllo, denominati lanterne, ognuna con un codice identificativo. La seconda: il concorrente riceve una carta topografica dettagliata dell'area di gara. Deve pianificare il percorso migliore per passare da tutte le lanterne il più velocemente possibile. La terza: durante la gara ci si orienta usando la mappa e la bussola per trovare i punti. Il passaggio è registrato sul ditale elettronico in dotazione a ogni concorrente. La quarta: l'orientista che completa il percorso e raggiunge il traguardo nel tempo più breve vince la gara e sale sul gradino più alto del podio. Infine, ed è la quinta caratteristica, le competizioni sono organizzate all'interno di aree boschive, montane o urbane. Le distanze dei percorsi variano da 3-5 km per le gare sprint a 10-15 km per le lunghe o medie distanze. Sergio Anesi, il presidente della FISO, mi permetto di essere molto colloquiale con lui, visto che la conoscenza è molto datata, non perché siamo vecchi, ma perché... Anche per quello, perché amiamo molto il territorio. Allora, Sergio, ci puoi parlare della FISO? Ne abbiamo già parlato con la scheda introduttiva, ma è uno sport molto particolare, uno sport molto territoriale, è uno sport veramente che vive la natura in maniera particolare. E il Trentino, quali zone la FISO interessa in particolare e cos'è lo sport orientamento? Ma guarda, lo sport orientamento l'abbiamo scoperto un po' tutti inizialmente a scuola, dove molti ragazzi hanno iniziato a scoprire questo sport, perché è diventato nel corso degli anni anche una materia quasi di insegnamento, ed è materia di insegnamento ai licei sportivi. Ma al di là di questo è uno sport che si addentra nella natura, che direi forse è l'unico a livello globale che è così vicino a quelli che sono gli aspetti di sostenibilità della natura che ci circonda, e quindi c'è un rispetto diciamo da parte degli atleti che scoprono il territorio attraverso una mappa e attraverso una bussola, che scoprono il territorio, c'è un rispetto nei confronti di quelli che sono i valori che adesso emergono, ma che questo sport ha fatto scoprire molti molti anni fa. Vorrei ricordare che è nato in Trentino questo sport, o meglio si è sviluppato in maniera forte in Trentino grazie a Vladimir Pakl, che era un cecoslovacco sostanzialmente, che ha dovuto lasciare la sua terra e è arrivato in Trentino e ha trasferito la sua conoscenza e i suoi principi anche legati alla sostenibilità e legati alla scoperta dell'ambiente a tante persone che si sono avvicinate. Mi piace ricordare qui per esempio Sartori, che tu conosci molto bene, di Pergine, che è stato uno delle persone che per prime hanno dato una mano allo sviluppo di questo sport. Ma perché? Perché c'era una sensibilità che molti allora non avevano nei confronti dell'ambiente, e credo che la riscoperta di questo sport in questo momento abbia un valore aggiunto ulteriore, che è quello davvero di far capire ai ragazzi sin dalla piccola età, ma conservare nel tempo, perché i nostri atleti vanno dai 12 anni ai 75 anni,
anzi molti di più. Uno sport molto democratico. Certo, certo, uno sport della famiglia, uno sport di coloro che diciamo durante la vita vogliono mantenere un minimo di attività fisica, ma al contempo riescono a godere del paesaggio e dell'ambiente. Tu hai detto tre parole, vale a dire giovani, famiglia, ambiente, e sono tre parole che si coniugano con un'altra parola, tutte e tre, la sensibilità. Sensibilità di uno sport, ma la sensibilità anche di chi sta a fianco di questo sport, come nel fondo comune delle casse rurali trentine, che vi sta dando una forte mano. È anche la sua mission quella di interagire con questi mondi. Ma io devo davvero ringraziare il presidente del consiglio di amministrazione del fondo comune, perché immediatamente hanno recepito il messaggio quando siamo andati a chiedere non una sponsorizzazione qualunque, ma una attenzione nei confronti di questo sport che ha una diffusione a livello di Trentino molto molto ampia, ma ha una diffusione poi a livello italiano che giorno dopo giorno si rafforza. Sono stati proprio questi i cardini, i temi su cui abbiamo insistito nel momento in cui abbiamo siglato un accordo di più anni che ci consente davvero di portare tanti giovani a queste nuove esperienze, sia da un punto di vista agonistico, e quindi abbiamo le squadre nazionali che seguiamo con particolare attenzione, ma anche da un punto di vista promozionale, riuscendo a, passami la parola, a invadere sostanzialmente spazi che, sportivi che non vengono coperti da altri sport e che ovviamente non hanno bisogno di grande impegno diciamo finanziario, né nel vestire né nell'attrezzatura che serve né in altro, ma hanno bisogno semplicemente di un'attenzione verso il territorio che in Trentino poi si presta in maniera particolare. E difatti qui in Trentino abbiamo, diciamo, vorrei dire la maggior parte delle società sportive italiane che riescono a garantire una presenza, diciamo, anche di qualità all'interno della nostra federazione nell'attività sportiva, in questa particolare attività sportiva. Ecco, attività sportive che si dislocano in varie località del Trentino. Qual è il vostro rapporto, anche perché hai parlato del fondo comune delle casse rurali trentine, ma sappiamo che le casse rurali sono un po' dappertutto. Qual è il vostro rapporto? Sono attenti anche loro singolarmente? Sì, direi di sì. Proprio grazie all'attenzione degli istituti di credito come le banche trentine, le nostre società riescono a organizzare grandi eventi, grandi e piccoli eventi, ma riescono a organizzarli anche perché trovano una collaborazione sul territorio davvero interessante. Quando noi andiamo e organizziamo una gara, le gare in genere sono di oltre 600-700 atleti. Abbiamo sono poi, bei numeri, numeri abbiamo importanti. Poi, sì, abbiamo poi dei picchi molto alti, per esempio per la 5 giorni che organizziamo in Trentino, dove raggiungiamo i 1500 atleti, addirittura con una presenza straniera di oltre 1000 atleti. Quindi c'è anche una ricaduta sul territorio che viene a compensare minimamente, insomma, quello che è il contributo che riceviamo. E vi chiedono solo di esporre il logo, fondamentalmente. E ci chiedono di esporre il logo e di essere così dei durante testimonial. Le mani dei testimonial di una cooperazione che sappiamo in Trentino è fondamentale. Quali sono i prossimi appuntamenti importanti del calendario, Sergio? Ma ci sono due appuntamenti veramente importanti. Uno questo mese di settembre sull'Alpe Cimbra. Abbiamo la mountain bike, una prova di Coppa del Mondo della mountain bike, che tra l'altro ci vede partner con l'Alpe Cimbra stessa e con Trentino Marketing, ovviamente, che seguono con particolare attenzione la promozione che deriva, perché avremo atleti da tutto il mondo, avremo l'elite degli atleti di tutto il mondo di mountain bike, perché, non l'abbiamo detto all'inizio, l'orienteering si fa nella corsa, si fa nella mountain bike, si fa con lo sci, e poi c'è un'altra disciplina che qualifica anche il nostro intervento, che è il trail, in pratica l'opportunità anche per persone con disabilità di praticare questo sport senza correre, ma in una platea abbastanza ampia,
ovviamente raggiungibile anche dalle persone con disabilità, sostanzialmente, che devono individuare sul territorio quelle che sono le lanterne, che sono i punti di riferimento, da riconoscere. Direi spaziamo in tutto il campo, sia sportivo ma anche sociale. Mi consenti. E questo mondo sociale lo viviamo soprattutto perché notiamo che alle nostre competizioni arrivano davvero famiglie intere, dal bambino piccolo al nonno, che si accompagnano e cercano di fare nel modo, direi, queste passeggiate nel modo migliore, queste passeggiate dentro la natura, anche con un'attività fisica sportiva. Ringraziamo Sergio Anesi, presidente della FISO. Grazie Sergio, e adesso andiamo a scoprire una grande atleta, Jessica. Jessica, sei pronta? Jessica Lucchetta è pronta, sta facendo stretching, la disturbiamo. Jessica Lucchetta è una delle atlete di punta dello sport orientamento, sta facendo stretching, siamo qui a Sambapolis, la sede del CONI, e questa struttura, questa scultura ha veramente le dimensioni adatte per sciogliere i muscoli. Allora Jessica, parlaci di te innanzitutto, da dove arrivi e cosa stai facendo a Trento? Buongiorno a tutti, io vengo da Pieve di Soligo in Veneto e in questo momento sto facendo stretching, ma normalmente pratico orienteering. Raccontaci un po' la differenza fra il Veneto e il Trentino. Tu sei arrivata in Trentino per studio, stai facendo un dottorato in informatica, e però riesci a ritagliarti del tempo importante per dedicarti alla passione e a questo sport. Come riesci a fare questo? Diciamo che serve molta organizzazione, però con la passione si riesce sempre a combinare ciò che piace. Quindi sì, una parte della mia vita è dedicata al dottorato, ma gran parte del mio tempo e dei miei pensieri all'orienteering e all'allenamento. Raccontaci un po' la tua carriera sportiva, quali sono i risultati che hai ottenuto e quelli che ti proponi di ottenere. Diciamo il risultato più grande è stato l'anno scorso, che ho vinto i campionati italiani sprint. E quest'anno un grande obiettivo saranno gli europei, che si terranno proprio tra Veneto e Trentino ad ottobre. Un'altra domanda che ti voglio fare è questa: come trovi il Trentino, tu che sei un'osservatrice esterna per certi versi, ma adottata dalla federazione, dal presidente Anesi, che sei un atleta di punta, ma anche il Trentino è il punto di riferimento nazionale dell'orientamento, come ti trovi e quali sono le qualità che hai trovato in Trentino anche per la sensibilità degli sponsor, del Fondo Comune, delle casse rurali che permettono di fare sport a un certo livello? Benissimo, devo dire, ho scelto proprio l'Università di Trento e il Trentino per iniziare i miei studi, perché il Trentino proponeva un territorio adatto e perfetto per fare orienteering e stare in mezzo alla natura. Ci sono bellissimi paesaggi, tantissime cartine, tantissimi eventi, sicuramente resi possibili grazie a chi sostiene lo sport orientamento. La noti quindi questa sensibilità nei confronti dell'associazionismo e dello sport? Molto, molto, veramente. Si sente che lo sport fa parte del Trentino e la natura allora, aiuta. Voglio essere un po' trentino. Cosa porteresti via dal Trentino e lo porteresti in Veneto? Difficile domanda. Le montagne non posso dirle perché ci sono anche in Veneto, però sicuramente il territorio adatto per fare orientamento ce n'è tanto in Trentino e lo spirito di fare sport si sente. Noi ti abbiamo disturbata, adesso la tua giornata cosa prevede? Allora, questa mattina sono andata a correre, ora mi trovo qui. Avrò qualche riunione con il dottorato e poi questa sera c'è un allenamento di orienteering qui vicino e quindi mi unirò al gruppo. Al gruppo? Sì. Pensate quanti mondi ci sono che magari noi sfioriamo, non notiamo, quanti mondi ci sono? Sono i mondi dell'associazionismo, sono i mondi dello sport, sono i mondi del volontariato, mondi che in Trentino hanno una linfa particolare. A chi vuoi dire grazie?
grazie a tutti, a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, noi chiudiamo qui questa puntata dedicata naturalmente alla FISO, grazie al Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine, ma continuiamo con un'altra puntata per raccontare appunto la sensibilità di chi sta accanto a questi mondi. Ciao Jessica, grazie. E in bocca al lupo. Grazie.